Patron Pulcinelli ha approfittato del termine della quarantena, ha fatto visita alla squadra, si è intrattenuto a lungo oggi pomeriggio sia con lo staff tecnico che con i direttori e infine con la squadra. Cosa ha detto ai ragazzi? Sì, ci tenevo in modo particolare a essere vicino anche fisicamente, oltre a pensarli ogni giorno, e perciò ho trovato la possibilità oggi di essere qui. Prima ci siamo parlati appunto soprattutto del mercato con i direttori, e poi ho parlato con lo staff e poi ho salutato tutti quanti i ragazzi con l'affetto che mi sento di vivere insieme a loro. Ha parlato di mercato, c'è qualche colpo da aspettarsi a breve? Credo di sì. Non dice nulla di più? No, porta male parlare di obiettivi di mercato senza prima di aver fermato. Ieri lei ha espresso solidarietà nei confronti dei 5 club che hanno mancato l'iscrizione, almeno per ora, in attesa del verdetto finale del TAR. Lei ha detto che è il momento di una riforma. Il presidente Gravina ci sta lavorando, qual è il suo pensiero? Sì, è quello che ho già espresso, è che appunto c'è bisogno di rivedere un po' di cose. È brutto vedere società naufraga ogni anno. Questo è perché sicuramente è un sistema non sostenibile, l'attuale modalità che c'è per il calcio, non di Serie A, per la B e per la C. Di conseguenza occorrerebbe che certe risorse venissero distribuite con una migliore equità. Questo è il mio pensiero. Che partenza si aspetta dalla squadra? Ancora non è definitivo l'avversario di Coppa Italia. A seguire, proprio oggi pomeriggio, sono stati resi noti i primi due turni di campionato, il primo domenica 22, il secondo il 28 in notturna. Che partite si aspetta e che partenza si aspetta? Ma io mi aspetto solamente 3 punti per ogni gara e 3 alla volta, e cerchiamo di fare il nostro meglio. Poi arriviamo prima alla fine del girone di andata e poi vedremo un attimo dove siamo. Senza parlare di obiettivi? No, mi sembra... Mi sono sempre parlato di obiettivi negli anni passati e questo tutto sommato da una parte non ha portato bene, dall'altra sono obiettivi troppo a lunga gittata, perciò parlare di un obiettivo a distanza di 40 settimane mi sembra poco significante. Sicuramente non stiamo organizzando una squadra per lottare come i 2 anni passati, speriamo di far meglio. Probabilmente con i tifosi allo stadio si sta ancora decidendo sulla capienza, sulla percentuale di persone allo stadio. È prevista una campagna abbonamenti o si lavorerà in questo senso? Credo che non ci siano i presupposti per parlare di abbonamenti, credo che tutte le squadre, tutte le società stanno adottando quello del biglietto singolo, comunque forse studieremo dei mini abbonamenti, ma parlare di un abbonamento per l'annualità credo che sia abbastanza improbabile e poco intelligente. Grazie, padrone.